guardi, guardi cosa le ho portato. Una tela bianca, sì. Dove lei può, se vuole, con tutta la sua fantasia, mettere la prima cosa che le passa per la testa e poterla dipingere. È un'iniziativa carina, un'iniziativa simpatica, che hanno avuto due persone che adesso accogliamo nel nostro studio, o meglio, una persona ha avuto nel nostro studio e qualcuno che ci spiegherà meglio come funziona. E allora facciamo entrare subito i nostri ospiti, Vittorio Lobello e Ignazio Monteleone. Buonasera, benvenuti all'interno di Dolce Amaro. Accomodatevi, buonasera, prego, prego. Benvenuti. Buonasera, prego. Professore. Ciao. Siamo disordinati noi, professore, non siamo degli studenti modello. Siete ordinatissimi. E allora, l'iniziativa è particolare, si chiama Make Your Arts, ovvero fai, aspetta, siccome lei sa tutto, la Rossella sa tutto d'inglese, Make Your Art, come si, che cosa crea si crea la tua arte. Lo dicevo un po' con un'aria che mi fa sentire sempre ignorante quando parlo l'inglese. E voi avete fatto un'estemporanea a tutti gli effetti, ovvero avete piazzato dei cavalletti e la gente ha trovato questa cosa bianca e ha messo quello che gli interessava. Mi spieghi da dove ti è venuta l'idea? Questa idea mi è venuta un paio di anni fa, grazie a degli amici che ho trovato qui a Modica ho potuto realizzarla. E abbiamo, come dicevi tu, piazzato dei cavalletti, tele vuote, colori, abbiamo dato a disposizione diciamo i mezzi per fare un quadro, perlomeno cercare di fare un quadro, fare la nostra idea era quella di avvicinare più persone possibile al mondo della pittura e al mondo dell'arte in particolare. Professore, lei ha proprio il compito di invogliare la gente a avvicinarsi all'arte perché è un docente qui all'Istituto di Modica. E allora questa idea di avvicinare la gente all'arte in questo modo, mettendo un cavalletto e dandogli loro del colore tra le mani, come l'ha vista? È un'idea molto bella, spontanea, che ha coinvolto pure me, che non ero invitato, non facevo parte degli organizzatori, dell'organizzazione. Praticamente sono stato coinvolto casualmente passando in bicicletta. Ho scoperto di avere un ex alunno di Siracusa, esatto, che lavorava a Modica, altri ex alunni del liceo artistico di Modica coinvolti in questa manifestazione. Ed è stata bella perché ci siamo trovati a dipingere persone intorno ai 60 anni, bambini di 7 anni, turisti, passanti in giro di nozze, professionisti, eravamo quasi in piena estate, per cui c'era molta gente in giro per Modica, abbiamo fatto questa esperienza molto bella, direi, perché appunto spontanea e che ha prodotto dei lavori veramente a volte eccezionali. Noi non l'abbiamo detto, dov'è che avevate messo questa installazione? Noi ci siamo posizionati accanto al Duomo di San Pietro in Piazzetta della Palma. Ok, proprio, diciamo, abbastanza caratteristico. Sì, abbastanza posto. Caratteristico anche perché chi voleva poteva anche ritrarre dei scorci di Modica, come potrebbe essere il Duomo di San Pietro o il quartiere ebraico di Cartellone che si trova di fronte a noi. Era proprio un'iniziativa indirizzata a persone che noi non conoscevamo, perciò, come diceva appunto il professore, ai passanti, a gente che passava lì per caso, e abbiamo cercato di fargli venire l'interesse nella pittura, tra l'altro so che tra i passanti c'erano anche degli artisti di fama internazionale che si sono cimentati. Sì, è passato da lì un professore che insegnava arte a sua volta in una università di Tel Aviv, che ha sposato il progetto, gli è piaciuto molto e ci ha lasciato un suo... No, perché lo abbiamo venduto nell'asta di beneficenza. Ecco, questa è stata una bella iniziativa. È tutto, diciamo, tutto collegato tra di loro. Ma non è stata un'iniziativa preventivata quella della beneficenza o poi in un secondo luogo si è pensato Già era stata preventivata prima, tutto il progetto nasce far dipingere le persone, sì, fargli esporre il materiale, cioè i quadri, metterlo in un contenitore culturale come potrebbe essere una galleria d'arte o uno spazio sociale, culturale, e poi in un secondo momento fare quest'asta di beneficenza dove il professore ha fatto anche il battitore d'asta e ci ha aiutato molto per quest'asta di beneficenza, che è andata molto molto bene. A chi? E poi ci siamo associati a sua volta a un'associazione di Modica che si chiama Il Solco,
con la dottoressa Contrini, che hanno sposato pure loro il progetto, e abbiamo contribuito nel nostro piccolo a fare del bene e avere... Ragazzi, posso chiedervi una descrizione quadri che avete portato, delle tele che avete portato qui in studio? Sì. Intanto avete portato queste perché? Perché siete quelle che siete riuscite a recuperare dalla vendita. Queste sono quelle che sono rimaste vendute, cioè quelle che non abbiamo potuto proporre perché era finito il tempo a nostra disposizione. Okay, quindi non perché scartate. Non perché scartate. Ok, questa è la prima cosa. E poi andiamo con ordine, cominciamo dalla prima qui in basso. Sapete, ricordi chi l'ha fatta? Sì, com'è andata? Ok, vai. Questa qui è una tela fatta da Eolo Polbottaro, un pittore di fama internazionale che si chiama, australiano, che vive a Comiso e ha saputo dell'iniziativa ed è venuto e ci ha fatto un paio di tele, tra cui una l'abbiamo venduta e una ci è rimasta. Perfetto, l'altra? Procediamo. Sì, questa qui davanti a noi, vai. Questa è stata fatta da un ragazzo del Bangladesh ed è un omaggio a sua moglie che è lontano molti molti chilometri, e lui l'ha voluta salutare scrivendo il suo nome nella sua lingua. Sì, dal Bangladesh. L'altro centrale. Questa è stata fatta da una signora, una passante anche lei, che ha voluto dipingere un po' di Duomo di San Pietro. Infatti diciamo, c'è proprio una piccolo scorcio. Diciamo anonimo a tutti gli effetti, cioè una persona è venuta, è passata. Sì, si è fermata. Professore, scusate, io sono ignorante, però sembra fatto... Siamo rimasti stupiti perché molta gente sembravano dei professionisti, sì. Sembra che la gente sia più brava di quanto pensiamo a volte. A volte non riusciamo a stimolare la creatività delle persone, allora. Questo è uno dei motivi per cui bisogna mettere una tela bianca. Certo. E l'importanza della manifestazione è stata proprio questa qui. Sì. Riuscire a tirar fuori qualcosa di veramente bello a livello creativo, a livello pittorico, da gente che non conoscevamo. Ah, benissimo. Per giuste cronaca dobbiamo farle vedere tutte, altrimenti qualcuno si potrebbe offendere. Questo è fatto da un bambino di 8 anni che si chiama Jacopo, nostro amico. E questo è bellissimo. Sembra un quadro di Schifano, un quadro di pittori famosi. Sì. I bambini, la creatività, se non la fanno loro, la creatività chi ce l'ha sempre. Si sono avvicinate anche bambini, di conseguenza, anche se il nostro invito era rivolto più per gli adulti. Perché hai voluto fare questa cosa? Cioè non avevi niente da fare, la sera hai detto vabbè, ora vendo qua, sto a cavalletto, lo metto qui, passo stasera. Se permettete, lui aveva molto da fare in quelle sere, perché lavorava in un locale molto famoso di Modica. Pure. Quindi ha dedicato il giorno libero suo, anziché riposarsi faceva queste cose. E non è stata solo una sera, è una manifestazione che si è ripetuta per 3-4 appuntamenti, per cui nel corso di un mese e mezzo sono stati 4 appuntamenti, sempre lì, quella piazzetta del Triangolo della Palma lo chiamano. Ma faceva così anche quando era a scuola, cioè a un certo punto si alzava, prendeva vedeva che c'era un pezzo di muro bianco e cominciava a dipingere lui. Ecco, quando si è a scuola si tende ad essere in tutt'altro modo, sì. Lo so io perché ci vado ogni mattina e so sulla mia pelle che ero così. Io ho fatto il liceo classico, il primo libro ho cominciato a leggerlo intorno ai 20 anni, dopo aver finito il liceo classico. Questo è interessante, professore. Però il primo quadro non l'ha fatto finendo. Ho fatto il classico, ma dipingevo durante le ore di matematica, si di nascosto. Cioè. Un'ammissione che faccio ai miei vecchi insegnanti. Se guardi, non si preoccupi. L'abbiamo fatto tutti continueremo a farlo per tutta la vita. Neanche i suoi alunni mi sa che continuano a farlo. Sì, proprio con me. Magari fanno la matematica durante le ore di arte. Quando devono essere interrogati fanno pure questo. Ecco. Quando aspettano qualche interrogazione di quelle terribili lasciano da parte un po' i pennelli. Ma lei è clemente oppure Sono compassionevole perché l'ho vissuta sulla mia pelle questa situazione. Meno un po' bruttina. Male. Andiamo sui cavalletti, cominciamo primo in alto l'ombrello che piove, che con le giornate di oggi su Ragusa ci sta da Dio. Sembro io. Ah no, siamo su quello basso, ok, vai. Questo è un'opera fatta da due ragazzi, una coppia di artisti di strada. Infatti, come vedi benissimo, c'è lei che è una danzatrice e lui che è un piccolo, diciamo, giullare, no? Con il cane,
molto interessante. Carrellata veloce degli altri tre, andiamo. Sopra, esatto. Questo qui proprio è stato fatto da tre persone, due ragazzi e una ragazza, è un quadro fatto a sei mani, raffigura diciamo un po' di malumore interiore. Diciamo. Ti capitava che ci stavano tanto davanti a questi quadri a dipingere? Sì, sì, è successo che sono state anche un paio d'ore. Sì, davanti a un quadro. Abbiamo raccolto 121 pezzi tra tele e cartoncini. Sì. Gli altri due, per concludere. Il primo, sì, è, il primo è fatto da un ragazzo giapponese che anche lui gli passava per caso. E questo è un quadro che piace molto al professore Monteleone, sì, perché c'è una grafica, c'è proprio il tocco degli orientali che fanno grafica dipingendo, oppure dipingono facendo grafica in assoluto. Ok, e poi in chiusura c'è l'ultimo. Sì. Concludiamo con l'ultimo. Esatto. Sì. Questo è un paesaggio sempre orientale, mettiamolo così, molto interessante. Pure allora, questi sono un po' tutto quello che avete realizzato. Sì. Lo riproporrete qualche altra volta? Sì. Lo rifaremo, se tutto va bene, inizio metà di maggio, sì. Sempre nel piazzetta della Palma, speriamo con più cavalletti, con più... C'è una cosa che mi ha incuriosito tantissimo, sì, che non so se si può inquadrare, ma vai. Non posso prenderlo? Certo. Questa è una cosa che mi ha sempre affascinata molto. Che è la tavolozza. Ecco, sì, la tavolozza. Non ho mai avuto modo di, insomma, di vederne una da vicino, di prendere. Come si prende? Qual è l'atteggiamento che ha un pittore, insomma un artista, quando si cimenta? Anche così la può prendere. È questa. Non c'è un modo, diciamo, così. Ma a favore di telecamera. Sì. Voilà. Ecco così. Sì? Questa è la tua tavolozza, per no, sempre. Questa è una tavolozza che ho portato. Professore e professore, professore e professore. Perché la tavolozza un po' creata da loro? Sì, infatti. Sì. Qui c'era lo spazio per il bicchiere di plastica. Dove si mettono, sì, i pennelli? In genere la tavolozza l'acqua serve. Si mette l'acqua, scusa. Sì. Ah, il pennello poi. Insomma, sì, va. Si, mano, si, va. Si attinge dall'acqua. Sì, sì, sì. Questa è una bella tavolozza. Questa è già un'opera di... Questa e l'abbiamo poi i colori vanno ad alternarsi in base, sì, poi alla... In base al personaggio, alla persona che avevamo di fronte, chiedevamo quale colore preferiva. È un oggetto tremendamente affascinante, secondo assolutamente me. Assolutamente. Questo l'abbiamo creato noi, come diceva il professore, proprio per mettere il bicchiere. Proprio. Esatto. Sì, sì, sì. Infatti, sì. Fatto da noi, infatti è di cartone. Però è una cosa. E si chiama tavolozza. Sì, la tavolozza. La tavolozza da, okay, pittore, sì. Allora, io volevo finire soltanto chiedendo a entrambi una cosa. Allora, sì, se dovessimo fare un estemporaneo adesso, un Make Your Art adesso, qui dentro Studio Dolce Amaro, nella tela bianca che avete portato, cosa metteremmo? Cosa dipingeremmo? Al volo. Che sensazione c'è? Beh, una sensazione di benessere, di comunicazione. Ecco, contenti di aver comunicato, sì, una bella esperienza. E come, sì, facciamo a farlo diventare disegno questo? Farlo diventare dipende dalla sensibilità di ognuno, dall'esperienza, certo, visiva di ognuno. Ogni persona ha la propria esperienza visiva che traduce in simboli. Anche perché non è molto semplice, diciamo, dipingere in mezzo alla strada con gente che ti guarda, con gente che magari dietro di te pensa magari cosa sta facendo, ma che brutto, ma che bello. Diventare in soggezione farlo davanti a una telecamera. Infatti io le ho detto più che altro, non è il caso. Sì, più che altro io ero quello che invogliava le persone a dipingere, perciò è più facile, sì, è più facile dipingi fare, tu, sì, sì, dipingi tu. Erano un po' resti all'inizio, avete dovuto spingerli un po', incoraggiarli qualcuno, un po'. Qualcuno sì, qualcun altro invece gli è venuto un po' più spontaneo. Sì, che resti avevano un po' la paura della tela vuota, la paura della pagina, sì, vuota, beh, l'immaginario dello sforzo in un certo senso. Questo è come, certo, se fosse, diciamo, un esperimento sociale, sì, a tutti gli effetti, che mette proprio di fronte il passante davanti a una tela vuota, davanti a un cavalletto, e gli diamo solo la possibilità di fare qualcosa, di lasciare una traccia di quello, del suo passaggio. Il sociale è riuscitissimo, sì, perché sì, è andata, sì, proprio molto alla bella grande. E la prossima volta
venite qui col cavalletto, vi voglio vedere cosa viene estemporaneo, magari in un angolo mentre noi continuiamo, e poi a fine puntata possiamo pure coinvolgere qualche studente del liceo artistico. Assolutamente, sì, certo. Vediamo di fare un make your art proprio dentro lo studio, organizziamo dentro lo studio Dolciamaro con gli studenti e anche con i nostri tecnici. Vediamo, passa tecnico, passa il nostro regista. Poi avete dei tecnici che hanno famiglie, insomma, di artisti, quindi famiglia di artisti famosi. Ringraziamo i nostri ospiti, grazie per essere stati con noi. Fateci sapere se si va avanti e ancora con i vostri, con l'arte fatta così in modo estemporaneo. Noi invece andiamo subito in pubblicità.